politicamente negativa e corrotta e incapace di essere, come posso dire, adempiente, prende le mosse nelle logiche che hanno animato numerosi di questi interventi dalla mancanza delle persone. Io sono convinto e resto convinto che ci possono essere persone ricchissime ma molto corrette e persone invece poverissime e molto scorrette. Credo che questa legge non consenta di raggiungere l'obiettivo di un conflitto di interessi sulle persone ma solo sulle astrattezze. Com'è possibile che ex parlamentari siano ben indirizzati a tutelare precisi interessi e parlamentari siano invece capaci di difendere le istituzioni come nessuno? Le persone. Questo manca in questa legge. Noi di Forza Italia abbiamo cercato di rimarcare questa netta differenza al di là delle presunzioni che offendono soltanto la coscienza e la linearità morale di ciascuno, e indipendentemente dalle forme. Io, detto questo, comunque prendo atto della disponibilità del Governo a rimodulare il mio ordine del giorno e accettarlo come raccomandazione, e lo accetto. La ringrazio. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Massimo Parisi, prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, la componente di Alleanza Liberal Popolare e Autonomie voterà contro questo provvedimento. E voteremo contro, lo dico subito, non per la difesa di qualcuno, non per la difesa di un leader politico e neanche per la difesa della nostra storia. Lo facciamo perché siamo convinti, oggi più che mai, che in questo Paese ci sia necessità di più politica, di più partecipazione, di più società civile e non invece di restringere il campo della democrazia. Dicevo che voteremo contro non per la difesa di un leader politico. E siccome in quest'Aula il relatore in questi giorni ha fatto sfoggio di citazioni manzoniane nel corso del dibattito, vorrei farne una anch'io. Ebbene, forse qualcuno ci accuserà per la nostra storia politica di non essere stati sempre vergini di servo encomio, però certamente ora non possiamo essere accusati di codardo oltraggio. E vede, Presidente, lo dico perché noi abbiamo notato che nel campo del centrodestra solo la nostra componente